Leone da Stigì, ore 15:45, Santa Croce sull'Ar. Oggi parleremo della fusione dei comuni di Lare e Casciana Terme e delle prospettive di sviluppo derivanti dalla fusione. Io quando fu paventata l'idea di fusione, fui fra i primi a essere d'accordo, a condizione che non fosse un puro... mero sblocco delle risorse, ma che la cosa fosse volta alla creazione di un coso, di un polo turistico fra i comuni di Lare e Casciana Terme, che sono a mio avviso complementari. Infatti, se a Casciana Terme ci sono le strutture ricettive vuote, Casciana Terme è vissuta molto di turismo assistenziale, di ferie pagate dall'INAIL. Ora le casse sono vuote, quindi di conseguenza sono vuote anche le strutture. L'ARI non ha strutture ricettive, o almeno non ha strutture ricettive agrituristiche non di massa, ce l'ha di nicchia e non di massa, però ha altre attività turistiche tutte da sviluppare, secondo me anche da abbinare fra loro. Non penso solo al castello di L'ARI, ma penso anche al pastificio Martelli, che è un'azienda di fama mondiale e cose. Noi sappiamo quanto la nostra enogastronomia sia conosciuta e ricercata nel mondo. Basterebbe unire le cose e magari rivolgersi a qualche tour operator per creare dei pacchetti vacanza. Ho provato a parlare con l'amministrazione comunale prima delle elezioni, tutti mi danno ragione, però nessuno mi ascolta poi seriamente. Mi è stato posto il problema degli esercenti all'ARI, che sono resti a aperture domenicali. Cioè, anche lì basterebbe qualche piccola malizia, cioè, mettiamo il coso, buttiamogli un'idea: il comune potrebbe creare una linea di souvenir a prezzi imposti, non lo so, miniature del castello, gagliardetti e quant'altro, magari riservarne la vendita a chi sta aperto di domenica. Penso ai ristoranti, ai bar, cioè magari qualche esercente quando vede che la cosa gira, la gente gira per l'aria, la gente viene all'ARI e magari un'attività riesce a guadagnare 20-30 euro al giorno solo di souvenir, poi se la cosa la riservo a chi sta aperta la domenica, saranno gli esercenti a venirmi a chiedere se possono avere accesso a questo e sta aperto di domenica anche loro. Detto questo, nel senso, sono idee buttate lì, però penso che se ne potrebbe discutere e ci si potrebbe lavorare sopra, almeno questa è la mia idea. Lo sviluppo è chiaro che non è relativo solo alle strutture ricettive. Penso magari organizzando degustazioni a un turista che viene all'ARI, non gli vendi solo nel momento in cui è in vacanza, ma crei un portafoglio clienti e le persone le raggiungi anche con i sistemi di spedizione e con internet, le raggiungi benissimo anche in Germania, negli Stati Uniti o in Inghilterra, dove volete. Questo premette un altro discorso. Le risorse sbloccate per i comuni di Casciana Terme e L'ARI, cioè, ho saputo ieri sera con rammarico che c'è un progetto che ci dirà l'amministrazione comunale, che è già tanto che è a bilancio, ma questo non vuol dire nulla, per il rifacimento dei marciapiedi a Perignano. Il costo dell'operazione circa 400.000 euro. Cioè, a me mi sembra un'ottusità sia da parte dell'amministrazione comunale che anche da parte degli esercenti perignanesi, in quanto ci sono situazioni ben peggiori e priorità diverse. Cioè, mettiamoci nel capo una cosa: prima di tutto, che lavoro pensiamo che faranno i nostri figli un domani? I falegnami, i mobilieri. Immobiliare a Perignano con l'IKEA aperta a Pisa, Mondo Convenienza, la globalizzazione e quant'altro. Pensiamo di mettere a lavoro al comune tutti quando il comune ha ceduto un ramo d'azienda, compromette. Cioè, prima creiamo lo sviluppo e poi rifacciamo marciapiedi. Cioè, quando poi la gente non avrà più un lavoro, gli esercenti di Perignano chi venderanno? A disoccupati, a quelli che non guadagnano nulla. Mi sembra un serpente che si morde la coda al contrario. Riflettete, gente.